musica che l'ho chiamata relatività musicale, o meglio, relativismo musicale. Il relativismo di Galileo cos'era? Semplicemente, lo spiego semplicemente. Era, tu hai una nave, per noi la nave si muove, quindi la nave per noi è in movimento, per quelli che sono all'interno della nave è ferma. Quindi il relativismo del movimento che cos'è? È quello che è in base a come uno guarda gli oggetti. Per me quella nave si muove, per quello che è all'interno la nave è ferma. Più o meno, il relativismo è relativo al moto, al movimento. Io ho portato questa cosa sulla musica. Cosa ho fatto? Ho fatto un disco con 10 tracce identiche. Ho suonato 10 tracce identiche. Il disco si chiama Thanks Galilei. Però cosa ho fatto? Ho cambiato l'orario. Quindi ho suonato lo stesso brano alle 8 di mattina, lo stesso brano alle 9, lo stesso alle 10, lo stesso alle 12, lo stesso alle 2. L'ho chiamato relativismo musicale perché il brano è importante, il testo, la musica, il timbro, però è importante anche l'orario in cui si ascolta e l'orario in cui si fa. Cioè ascoltare una musica alle 8 di sera è completamente diverso da ascoltare una musica alle 8 di mattina, perché siamo un'altra persona, abbiamo tutto un altro mondo. Quindi ho suonato questi brani in momenti diversi. I brani sono identici, però per far capire che il mio umore, il mio stato, anche quelli degli altri, è completamente diverso. Non so se vi è mai capitato di ascoltare un brano e dire ma questo brano non mi piace, poi l'ascoltate dopo un altro momento e dite che bello, perché cambia l'umore, cambia lo stato. E quindi in questa teoria, che ho scritto un piccolo libricino per poi, insomma, chi lo volesse, si chiama Tempo Musica e Relativismo Musicale, spiego quello che ho detto ora e poi spiego anche il perché secondo me la musica non è solo fatto di parole, ma è fatta anche di tempo. Il fatto che si suona alle 5 di mattina, alle 6 di mattina, è importante perché il tempo, l'atmosfera, l'aria, il momento in cui suoniamo, fa parte della musica. E quindi ho fatto questo esperimento. Ora vi faccio ascoltare il brano che ho fatto, che ho ripetuto per 10 volte, che si chiama Thanks Galilei.